Io sono Vittorio Bellavita, sono il coordinatore nazionale del movimento Noi Siamo Chiesa. E ho un grande piacere salutare tutti quelli che sono collegati, oltre ai nostri ospiti che adesso presenterò. Perché è la prima volta che Noi Siamo Chiesa fa un tentativo di discussione di questo genere. E l'abbiamo pensato un po' perché in questo mese abbiamo sempre fatto un bellissimo incontro, un'assemblea annuale che facevamo vicino a Milano, in cui si trovava con grande spirito di fraternità, amicizia, celebrava l'Eucaristia, cinquantina di persone che riflettevano sulle grandi questioni di cui ci occupiamo e anche su come portare avanti questo piccolo tentativo nostro di essere presenti nella cristianità e un po' controcorrente, diciamo così, no? Ecco, quest'anno abbiamo detto facciamo un incontro in cui cerchiamo di riflettere sulla questione principale che abbiamo adesso. Il virus, come è stato vissuto, praticato, e che cosa di alternativo è nato, e che conclusioni si potrebbero proporre in avanti. Per fare questo abbiamo invitato tre persone, che sono Augusto Cavaddi, che è quello che c'è in mezzo, invece c'è scritto il nome, che è un filosofo, teologo di Palermo, che quindi potrà darci anche qualche racconto di quello che può aver vissuto al sud, Serena Noceti, che è una nostra amica particolare, teologa, ha scritto libri e riflette molto in particolare sulla condizione della donna nella Chiesa, ma anche su altro, è molto ascoltata, diciamo così, dal nostro circuito, quindi la ringraziamo molto di essere presente. E poi Giancarlo Pianta, che è un prete di Brescia, per la verità della Vacca Monica, ha fatto il parroco per tanti anni, poi ha sempre lavorato, si è sempre mantenuto, e ha una riflessione, diciamo così. Penso che abbia una riflessione ricca a partire da una situazione particolarissima che sappiamo qual è stata nel Bresciano, nella Bergamasca, in queste zone del nord. E noi possiamo adesso discutere, poi chi vuole può mandare dei messaggi scritti. Noi questa discussione la registriamo e la metteremo su un canale YouTube che stiamo aprendo, e quindi ci sarà la possibilità di usare della discussione di oggi per elaborare ulteriormente un punto di vista, quale quello che Noi Siamo Chiesa ha già cercato di esprimere in un documento del 5 aprile, che è stato lungamente elaborato. Io di questo documento elenco i capoversi e poi do la parola ad Augusto, successivamente agli altri, per poter mettere i piedi nel piatto, per quello che è possibile, naturalmente in un incontro con dei tempi limitati, i piedi nel piatto della questione che abbiamo davanti. Allora, i nostri capoversi erano questi. Primo, ci troviamo di fronte a un evento di portata mondiale che mette in luce qual è la fragilità della nostra società, quella dell'ipersviluppo, del consumismo. E no, è una società fragile, un virus stupidissimo che ha messo in ginocchio il nord e il sud, i poveri e i ricchi. La seconda questione è l'interdipendenza degli stati, dei popoli, delle economie contro i sovranismi, i separatismi. Siamo tutti collegati, nel bene e nel male siamo tutti collegati. E
e la necessità di grandi istituzioni mondiali che affrontino il problema. Le istituzioni che ci sono non bastano, dobbiamo riflettere in modo nuovo su cosa abbiamo davanti. Detto questo, immediatamente ci siamo trovati di fronte al problema delle chiese chiuse e la riflessione su quanto la nostra vita di fede fosse in qualche modo troppo, abbiamo usato questo termine, troppo sacramentalizzata, diciamo così, tra virgolette, troppa eucaristia, e magari poca attenzione ad altre dimensioni, come quella della riflessione sulla parola di Dio, la principale, della vita cristiana. E di lì abbiamo detto, ma è mai possibile, sarà possibile che durante il periodo della pandemia si sviluppino forme nuove di comunicazione, di preghiera, di, abbiamo anche usato un'espressione, di sacramentalità dal basso. Abbiamo usato anche questa espressione per dire l'infermiere che aveva il compito di benedire il morente, per esempio, non era più il prete, era solo l'infermiera o l'infermiera che soffriva con il paziente alla fine, che ha avuto, che ha preteso, che si è attribuito il compito di benedire, di ascoltare, di una parola di conforto, quanto questo non era possibile da parte di altri. Ecco, queste sono un po' delle considerazioni che abbiamo fatto all'inizio, si concludevano, cosa sarà la fase 3? La fase 3 non lo sappiamo. Cosa sarà? Lo vedremo, noi abbiamo, pensiamo che, speriamo che non sia semplicemente tornare a tutto quello che c'era prima, no? Con la pesantezza delle disuguaglianze, l'oltraggio all'ambiente, il sovranismo imperante, che il virus possa essere stato, possa essere una spinta al rinnovamento anche sociale e politico. Queste alcune piccole riflessioni fatte all'inizio, sulle quali che io permetto di raccontare, e che vorremmo ulteriormente elaborare anche con l'incontro di oggi. Quindi la parola ad Augusto. Sì, io mi sono ritagliato nell'ambito di queste problematiche enunciate da Vittorio. Naturalmente ho cercato di riflettere per concentrarmi nei pochi minuti a disposizione sulla tematica della Chiesa, della comunità cattolica in particolare, e mi sono ricordato di quel versetto di Luca quando si parla, quando Simeone dice che Gesù è un segno di contraddizione e una spada trafiggerà il cuore di Maria e saranno rivelati molti pensieri. Ecco, a me pare che questo Covid, questa epidemia abbia in qualche modo costituito una spada che ha costretto a far emergere molti pensieri uscendo da una certa ambiguità. Mi riferisco al fatto che in tempi normali, chiamiamoli normali, ammesso che ci siano dei tempi veramente ordinari e che non ci siano comunque sempre epidemie, stragi, guerre di cui non abbiamo contezza o non abbiamo sufficiente contezza. Ma dico, in tempi diversi dalla pandemia, ognuno di noi cerca di barcamenarsi fra, come dire, il grigiore, nella zona grigia, tra la fede, l'incredulità, il passato, il futuro. Ecco, ci sono momenti come l'epidemia che hanno costituito, secondo me, un'occasione in cui, diciamo, era necessario, se non col pensiero, almeno con i fatti, con i gesti, uscire da questa zona grigia, da questa zona di confine, da questa terra di nessuno. E infatti che cosa abbiamo potuto registrare? Da una parte, c'è stato un atteggiamento, diciamo, degli elementi più conservatori, più tradizionalisti della Chiesa Cattolica,
c'è stato una specie di rivincita del sacro. Abbiamo assistito a manifestazioni di devozione a cui credevamo di non essere più abituati, rosari, madonne, processioni, cortei, elicotteri da cui fare piovere la benedizione sui territori in pandemia. E c'è stato quindi, come dire, questa specie di riflusso verso una forma di religiosità che pensavamo essere stata ormai superata. Io non riesco a seguire, per questioni anche di salute, di budella, i siti di certa destra cattolica, però Corrispondenza Romana è uno di questi siti, ogni giorno manda qualche email, qualche aggiornamento, e là veramente c'è stato un tripudio, un'esaltazione di tutta la vecchia devozione, il cuore di Maria, il cuore di Gesù, preghiamo perché ci liberi dalla peste. Tutto questo dall'altra parte, nelle correnti più critiche, più inquiete del cattolicesimo, ha suscitato delle serie domande, no? Delle serie perplessità, delle serie riserve. Ecco, ci siamo chiesti, ma che senso ha tutto questo? Cioè, se Dio fosse in grado, fosse disposto a intervenire per togliere la pandemia, perché aspettare che noi lo preghiamo? Che senso ha chiedere di liberarci dalla peste, come se lui avesse bisogno di migliaia di morti, di migliaia di vittime e delle nostre preghiere prima di capire che sarebbe il caso di intervenire? Quindi abbiamo avuto, come dire, nei gesti, ripeto, nei comportamenti, se non nelle idee, abbiamo avuto questa divaricazione. Diciamo che i tradizionalisti sono diventati un po' più tradizionalisti, gli inquieti, i critici, siamo diventati un po' più inquieti, più critici. Nel mezzo Papa Francesco. Ecco, a me pare che sia importante analizzare un po' il comportamento che ha avuto Papa Francesco, che anche qua, ancora una volta, si è rivelato un comportamento un po' da Giano bifronte, no? Un po' ambivalente. Perché da una parte non si può negare che l'immagine di questo prete anziano vestito di bianco che nella solitudine di una San Pietro deserta, sotto la pioggia scrosciante, avanza in silenzio con la croce, naturalmente ha colpito l'immaginario collettivo, anche fuori dai confini della Chiesa, ha costituito un segnale di solidarietà, un segnale di vicinanza, di prossimità. Ma non c'è dubbio però che questo stesso Papa, nel momento in cui va a fare il pellegrinaggio a Roma, va a prendere il quadro della Madonna, va a pregare perché la Madonna interceda presso Dio, perché Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo venga liberato dal coronavirus, è un'immagine che veramente, insomma, ha già lasciato molto perplessi, ci ha considerato... ci ha spiazzato, perché pensavamo che questa immagine di Dio, questa immagine della fede, questa immagine della preghiera fosse controproducente per tante persone adulte, per tante persone che hanno una consapevolezza teologica, filosofica, una maturità razionale. E ancora una volta quindi noi ci siamo trovati di fronte a un Papa che, come avviene purtroppo nei sinodi, alla fine dei sinodi, nei suoi documenti, nelle encicliche, nelle omelie, costituisce un bicchiere mezzo aperto, mezzo vuoto, mezzo pieno. Un passo avanti, un passo indietro. Insomma, questa epidemia, secondo me, ha messo in evidenza il precario equilibrio, la, vorrei dire, equivocità di questo momento che stiamo attraversando, così gravido di speranze per il futuro, ma anche così denso di preoccupazione per quello che invece non si riesce a fare. Nei nostri ambienti, anche all'interno di noi siamo Chiesa,
che cosa ci siamo ripetuti in questi ultimi anni? Che una riforma della Chiesa non può essere frutto soltanto di un uomo solo al comando, sia pure un Papa, ma deve essere sollecitato da un movimento di base, no? Dobbiamo essere noi, il popolo di Dio, a prendere posizione e a far decidere la barca se andare in una direzione o nella direzione opposta, se tornare verso il passato o aprirsi verso il futuro. E ci sono fatti dei tentativi in questa fase. Alcuni di voi forse sapranno che su iniziativa di Don Paolo Squizzato, che ha chiesto ad alcuni di noi di scrivere un intervento, è uscito questo libro, adesso non riesco bene a farvelo vedere, sì, La goccia che fa traboccare il vaso, la preghiera nella grande prova, dove alcuni di noi come Don Carlo Molari, Alberto Maggi, Don Franco Barbero, eccetera, abbiamo cercato di riflettere sulla criticità di questo momento, sulla necessità di andare oltre una preghiera devozionale di tipo un po' antropomorfico, di minorenni che chiedono a papà di intervenire perché la casa brucia. E, però appunto questo che cosa mi ha suggerito? Ecco, è essenzialmente quello che volevo provare a comunicarvi, perché una mia convinzione profonda che credo non dipenda soltanto dalla deformazione professionale di un filosofo, no. Io sono convinto che noi dobbiamo sostenere questo cambiamento nella Chiesa e lo dobbiamo sostenere convinti però che nessuna riforma può avvenire se non c'è una riforma del pensiero. Ecco, a me pare che il grosso limite di Papa Bergoglio sia quello di tentare di cambiare le cose avendo però un paradigma teologico, uso un termine di Hans Küng, un paradigma teologico ormai sorpassato, ormai superato. Per cui lui è molto, come dire, generoso nel tentare di cambiare con le buone prassi, di cambiare sul piano dei gesti, sul piano della solidarietà umana, ma questo non basta. Io credo che la Chiesa possa uscire dalla pandemia in maniera costruttiva se questo sarà uno stimolo a una riforma o forse a una rivoluzione teologica che ci porti a una nuova idea di Dio, a una nuova idea di Cristo, a una nuova idea di Chiesa, perché con le idee del catechismo, della teologia tradizionale, della teologia che purtroppo mi risulta continua a insegnarsi nei seminari, che è la teologia di Papa, anche dei migliori esponenti della gerarchia come Papa Francesco, con questa teologia noi vediamo che nei momenti di crisi scivoliamo, nei momenti di crisi emerge un'idea di Dio come un padre che arbitrariamente può dare la vita, può toglierla, può dare la salute, può dare la malattia, un Cristo che assomiglia più al Pantocrator delle cattedrali arabo-normanne che abbiamo qui in Sicilia, piuttosto che un Gesù che si appella alla responsabilità di noi uomini, di noi donne, per prendere in mano il nostro destino. E quindi siamo di fronte alla necessità di un cambiamento profondo della nostra prospettiva teologica. E devo dire che mi pare, ecco, io non sono un teologo di professione, anche se essendo associato all'Associazione Teologica Italiana provo a seguire le riviste, provo a seguire i dibattiti, ma mi pare che in Italia, se togliamo alcuni nomi, peraltro ai confini tra l'ortodossia e l'eresia, Don Carlo Molari, Vito Mancuso, lo stesso Don Franco Barbero, mi pare che la teologia stenti a mettere in discussione certi fondamentali, che forse gli unici
che aprono veramente con coraggio delle vie sono i biblisti come Alberto Maggi, ma proprio la riflessione teologica, la riflessione sistematica stenta poi a tirare le conseguenze dei cambiamenti che ci sono stati nel campo biblico, nel campo esegetico, nel campo degli studi sulla scrittura. E allora ecco che io credo che noi dobbiamo, la sfida che mi pare emerge da questa dolorosa parentesi, speriamo che sia solo una parentesi pandemica, mi pare che la grande sfida sia a cambiare il nostro modo di concepire Dio, di concepire l'umano, di concepire la storia, di concepire la natura. E per fare questo è necessario avere una grande libertà, una grande creatività che in Italia soprattutto stentiamo ad avere, perché molti di quelli che fanno teologia sono comunque, come dire, stretti fra preoccupazioni istituzionali e preoccupazioni pastorali, perché io ho sentito anche dei colleghi teologi che dicono sì, hai ragione, bisognerebbe dire con chiarezza che questo non regge più, ma chi glielo racconta ai miei parrocchiani, chi glielo racconta alla vecchietta che viene a dire il rosario? Solo che questa preoccupazione, come dire, ammirevole dal punto di vista pastorale, rischia però di svuotare le chiese dei nostri giovani, delle nuove generazioni che non accettano una religione antropomorfica, non accettano una devozione di tipo un po' infantile, un po' sentimentale. Per fortuna, e concludo, io credo che fuori dall'Italia qualche cosa si stia muovendo. Esistono delle nuove correnti teologiche che abbiamo cercato anche di importare in Italia, dove sia dei cattolici, dei gesuiti, come per esempio il padre Lenaers, di cui abbiamo pubblicato recentemente Cristiani nel XXI secolo, una rilettura radicale del credo, questo è un libro che abbiamo pubblicato col Pozzo di Giacobbe, o anche altri autori come il vescovo episcopaliano Spong, perché il cristianesimo deve cambiare o morire, la nuova riforma della fede e della prassi della Chiesa, ecco, con un termine che non mi convince del tutto, un po' infelice, ma in attesa di uno migliore usiamo questo, questi pensatori ritengono che dobbiamo passare da un paradigma teistico a un paradigma post-teistico. E che cosa questo significhi, non è facile da sintetizzare, da definire, ma molti di voi forse conosceranno questi tre ottimi volumi che sono stati curati in italiano da Claudio Afanti e da Don Ferdinando Sudati, sono della Gabrielli, Oltre le religioni, il cosmo come rivelazione e una spiritualità oltre il mito. Ecco, questi pensatori, questi teologi stanno tentando di presentare un Dio compatibile con l'evoluzionismo darwiniano, compatibile con le nuove cosmologie, compatibile con una concezione non antropocentrica dell'uomo nell'universo, e con un Dio che non è un tappabuchi, per riprendere Bonhoeffer, e che ha affidato al rischio della creazione, al rischio della storia e quindi al mistero anche della contraddizione, del male, della dialettica, la libertà dell'uomo. Ecco, forse sono autori, almeno mi permetto di dire sottovoce, in cui la parte destruens mi risulta più convincente della pars costruens, però comunque hanno il grande merito di aprire il dibattito, e credo che noi dobbiamo prendere l'occasione di questa pandemia per riprendere, continuare, portare avanti questo cammino. Ci deve essere un nostro nuovo modo di pensare Dio, che non sia un modo di dipendenza
infantile e che quindi anche nella malattia, anche nella sofferenza, anche nel dolore, riuscire a trovare parole nuove che salvino l'essenza del messaggio originario, ma spogliandolo di tutti quegli antropomorfismi che fanno pensare più che al rapporto fra un padre e un figlio adulto, un figlio maggiorenne, al rapporto fra un imperatore e un suddito. Io qua mi fermerei perché era, diciamo, un po' il cuore della questione che volevo mettere al centro, pur consapevole che è soltanto una delle tante questioni che si possono aprire su questa fase. Grazie Augusto del impegnatissimo intervento e sentiamo naturalmente subito Serena. Grazie, mi collegherò in maniera molto stretta anche a alcune delle proposte e delle indicazioni che sono venute proprio ora, che abbiamo appena ora ascoltato. E vorrei partire per la mia riflessione dall'ultimo saggio di Ulrich Beck, teorico della società del rischio. La sua ultima opera, pubblicata postuma, si intitola Metamorfosi e prende proprio in considerazione le prospettive di un cambiamento radicale e complessivo che investe le società occidentali. E allora, riflettendo sul tempo che stiamo vivendo, non solo che abbiamo vissuto, ma che stiamo vivendo con la pandemia e il successivo lockdown, ci troviamo davanti a un cambiamento che è effettivamente epocale, un macro fenomeno, direi, che nella fede, alla luce della prospettiva del Concilio Vaticano II, possiamo davvero leggere nella prospettiva di un segno dei tempi. Riprendo le parole di un prete durante un incontro che ho tenuto in questi giorni: qualcosa di microscopico ha fermato il mondo e ne ha risvegliato un altro. L'ho trovato un'espressione estremamente efficace per descrivere il processo in atto. E la nostra esperienza, se per alcuni è stata l'esperienza drammatica di una malattia che debilitava in maniera così radicale, per la Chiesa è stata l'esperienza di un'interruzione che io definirei imprevista e per certi aspetti subita, che ci ha preso un po' così in maniera inaspettata. D'altra parte, nella Bibbia lo sappiamo che tutte le volte che c'è una prova si vede in queste situazioni limite chi sei, cosa pensi, come reagisci, quali sono le cose in cui credi. Per cui questo che per alcuni è stato indicato come un vuoto pastorale, per altri indubbiamente è stato visto, e lo abbiamo appena sentito, nella forma di una possibile effettiva decostruzione. Non ritorno su quello che è appena stato ricordato, sui due possibili modalità di reazione che sono state davanti a noi o di cui siamo stati anche protagonisti. L'immagine che mi veniva è quella delle mura di Gerico. Le mura di Gerico, della mentalità e della Chiesa tridentina, sono apparse in ogni caso calde e spesse. E dall'altro lato abbiamo percepito come ci fosse una possibilità di un cambiamento effettivo davanti a noi. E uno dei primi pensieri che mi sono così venuti, maturati alla mente nei primi giorni della pandemia e della chiusura in casa, è stato di quanto la Chiesa cattolica si mostri impreparata e direi assolutamente con un senso di essere smarrita davanti, da un lato, alla fragilità, quindi la difficoltà di saper vivere davanti a un mondo in cui percepisci la fragilità della tua vita, della tua storia, della tua esperienza. E davanti l'altro aspetto del sentirsi smarrita davanti al nuovo. D'altra parte il modello tridentino di Chiesa, lo sappiamo, è un modello che è fatto per conservare, per custodire la fede nel tempo, non è un modello che è stato fatto per vivere nel cambiamento o per affrontare cambiamenti rapidi. E poi ancora più profondamente io penso che siamo impreparati, ci sentiamo così perduti davanti alla fragilità perché continuiamo in fondo ad annunciare un Dio onnipotente in cui ci si rifugia, un Dio che appunto più tappabuchi, è stato ricordato Bonhoeffer. Allora, davanti all'inesplorato, davanti al nuovo, molti sono corsi a rifugiarsi nel già conosciuto e hanno semplicemente, direi, portato sulla piattaforma quelle dinamiche comunicative fortemente sacrali, quel devozionalismo esasperato, quelle eucaristie spostate su, appunto, su Facebook o in TV, nel quale l'unico soggetto alla fine attivo appariva ancora una volta il sacerdote. Dall'altro lato, però, abbiamo anche colto
ed è stata l'esperienza, penso, di molti di noi, che veramente c'era una possibilità di riplasmare la nostra esperienza di credenti, uomini e donne credenti, e di chiese, di comunità, a partire da altre prospettive. Quindi nella riflessione su come cambia la Chiesa e come può cambiare la Chiesa cattolica, io vorrei proprio partire da questa riflessione di Ulrich Beck, che nell'introduzione di questo testo, appunto Metamorfosi, scrive: è necessario indagare i nuovi inizi, puntare lo sguardo su ciò che sta emergendo dal vecchio, cercare di intravedere nel tumulto del presente le strutture e le norme. Quindi io vorrei guardare, rileggere questi 3 mesi di questa esperienza per vedere dove stanno i segnali di questo nuovo inizio, di questa trasformazione aspettata, sperata e anche possibile, che cominciamo a cogliere presente appunto tra di noi. Lo farò intorno a 6 parole, a cui aggiungerò una 7ª, che sarà la mia conclusione. Le 6 parole sono dislocazione, rigenerazione, insistenza, consistenza, una parola unica, compassione, risorse, riorientarsi. Sono tutte parole che sono formate, che hanno un prefisso, dis, quindi qualcosa che provoca uno spostamento, una dislocazione, un cambiamento. C'è il prefisso ri, quindi di nuovo, in una forma nuova, da un'altra prospettiva, e c'è con. Penso che siano elementi che ci dicono verbi, cambiamenti, e allo stesso tempo ci danno ogni volta la dimensione di una rottura e allo stesso tempo di un riorientamento, di una novità che dobbiamo necessariamente affrontare. La 7ª parola sarà la parola trasformazione, che ha lo stesso un prefisso, è formata con un prefisso, che è il prefisso del cambiamento per eccellenza, trasformare. Allora parto, vado anche molto schematicamente dalla 1ª parola, la parola dislocazione. Penso sia l'esperienza più forte che abbiamo vissuto come Chiesa, di essere ricollocati dal centro parrocchiale su cui girava tutta l'attività classica della parrocchia secondo il modello tridentino, secondo quel modello tridentino rivisto, che è quello post Vaticano II, ci siamo trovati improvvisamente in 2 luoghi per certi aspetti sconosciuti come luoghi ecclesiali, cioè le case e le piattaforme, appunto il contesto digitale. Contesto digitale è un contesto che indubbiamente era frequentato da pochi operatori pastorali, era visto con estremo sospetto. Gli abituali frequentatori, che sono i giovani, normalmente nella vita pastorale parrocchiale o di movimenti, sono raramente, parzialmente presenti, mentre l'esperienza che abbiamo vissuto è stata quella di essere ricollocati in questo contesto mass mediatico, appunto, sconosciuto. Da un lato l'abbiamo utilizzato all'inizio, penso soprattutto a queste messe Facebook, adorazioni eucaristiche Facebook, nella forma mass mediatica quasi televisiva, unidirezionale, mentre progressivamente, lo vediamo anche in questo momento, abbiamo iniziato a scoprire quelle piattaforme digitali che permettono una dinamica di interazione, tutte possibili forme da Zoom, Meet, che sono diventate per noi pratica luoghi abituali per poter cominciare un'esperienza nuova di condivisione nella fede. E l'altro luogo, per certi aspetti inedito da secoli, è quello delle case. Quindi la casa è diventata un luogo di vita ecclesiale, un luogo degli affetti, un luogo dove non c'è anonimato. La casa è il luogo del noi, in cui ci sentiamo a casa, come diciamo col nostro modo di esprimerci. La casa è il luogo dei progetti condivisi, si mette su casa, diciamo, con il nostro linguaggio. È un luogo in cui si impara la vita, in cui si cresce, in cui si imparano a gestire i conflitti, in cui si vive la dinamica di una quotidianità nella quale devi trovare senso e che diventa portatrice di senso. Allora, questa riflessione sulla dislocazione mi sembra ci offra una prima prospettiva sulle dinamiche di nuovi inizi, di cambiamento. Cioè il fatto che collocarsi in un luogo diverso porta con sé sguardi altri sulla realtà, porta nuovi interessi, mette in primo piano nuovi desideri, nuove domande, nuove categorie e soprattutto nuovi linguaggi. Allora, mi sembra che questa dislocazione non è stata solo abitare o trovarsi confinati in contesti inediti per la vita ecclesiale o per la vita di fede più ampia, ma è stata una condizione portatrice di nuove prospettive.
Certo, molti hanno agito per coprire in qualche maniera quell'assenza che veniva percepita dall'assenza dell'Eucaristia, proiettando, ma mostrando di fatto l'impossibilità di una celebrazione in assenza di assemblee. Però collocarci nelle case ha portato in primo piano la nostra parola di laici e laiche e quindi ha ridimensionato, come vedremo, in ogni caso la soggettualità di coloro che sono considerati al massimo grado i soggetti ecclesiali, cioè i ministri ordinari. Quindi paradossalmente in questo tempo in cui venivamo riportati all'ambiente definito, determinato della casa, o alle logiche della rete, paradossalmente abbiamo vissuto uno spostamento, un'uscita da quello che era il contesto, la forma, la struttura della vita ecclesiale. Il problema che noi abbiamo è come si fa come Chiesa a gestire permanentemente processi e processi aperti, avvalendosi di strutture, ma senza rimanere confinati nelle strutture che abbiamo ricevuto dal passato e davanti alle quali dalle quali fatichiamo, direi, a staccarci. Qui forse il nuovo inizio è proprio dato dall'esperienza che abbiamo vissuto a casa, da piccole comunità bibliche, dalla rete dei rapporti intorno ai quali abbiamo vissuto e ricostruito la nostra esperienza di credenti, l'importanza del territorio e teoricamente l'importanza delle chiese locali. Dico teoricamente perché penso che le grandi assenti siano state proprio le chiese locali. E i grandi assenti, lo dirò poi, sono la maggior parte dei vescovi, a mio parere, che più hanno faticato a entrare in questa dinamica. Don Milani avrebbe detto muri di foglie d'incenso che separavano l'esperienza di vita che stavamo no facendo noi e che quindi in qualche maniera non hanno trovato per loro occasione di, non sono divenuti per loro occasione per formulare parole di senso che pur venivano cercate. Quindi la prima parola è dislocazione. Siamo stati ricollocati, dislocati, ricollocati in una, non in un nuovo, semplicemente un nuovo luogo, ma in una nuova possibilità di cammino. Seconda parola chiave è la parola rigenerazione. Siamo abituati, è stato detto anche da Vittorio Bellavite in apertura, in fondo a considerare come ovvia che l'Eucaristia, la pratica sacramentale, la catechesi dei ragazzi in preparazione ai sacramenti siano in realtà l'attività pastorale primaria. In questo momento siamo stati riportati in fondo alla domanda chiave di qualsiasi riflessione ecclesiologica ed ecclesiale, cioè che cos'è che fa Chiesa? Come nasce e come matura una Chiesa? Perché la Chiesa esiste e perché esiste così? Allora, il fatto che la parola di Dio sia stata davvero al centro della nostra vita di credenti in questo tempo e che lo sia stato insieme alla vita quotidiana, a confronto con le domande che trovavamo emergere dentro di noi nella quotidianità, mi sembra che sia stata e sia l'indicazione anche qui preziosa da considerare. Cioè il principio generatore, rigeneratore di Chiesa è l'ascolto della parola dell'Evangelo. Da questo non si può prescindere, da questo dobbiamo partire. E il secondo aspetto è stata l'esperienza, finalmente divenuta di tutti, perlomeno potenzialmente, del sacerdozio comune. Tanto parliamo di questo, però indubbiamente il tempo della pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ha messo in primo piano il sacerdozio esistenziale, che è quello battesimale, quello che ci segna appunto come uomini e donne e che segna la nostra quotidianità. Ripartire da laici, da laiche, per essere e fare chiesa è l'altro grande passaggio che questo tempo ci consegna. Sono stati citati gli infermieri, a me venivano in mente anche insegnanti. Che cosa è stato per loro esercitare il sacerdozio comune nella vita professionale? E quindi il valore del lavoro e delle competenze professionali sono state indubbiamente di nuovo messe al centro della nostra considerazione di credenti. E terzo aspetto, ha portato una domanda sui preti più sensibili, una domanda proprio sul senso della teologia del ministero. Chi è il prete alla fine? Il funzionario, è l'uomo del sacro, è l'uomo dei riti, l'uomo dal quale si pretende una risposta di servizi religiosi.
o l'uomo che cammina con un popolo e accetta, per esempio, di sospendere la sua presidenza eucaristica quando l'assemblea non è presente. Ho visto che c'è stata gruppi vasti di presbiteri che si sono posti la domanda davanti a quell'interruzione che sperimentavano sull'identità e quindi una sollecitazione a ripensare il ministero ordinario. La quarta riflessione che mi viene la prendo sempre da un dialogo con un prete che mi ha detto: è stato un tempo senza sacramenti. Io penso proprio di no. È stato un tempo dove per la prima volta una parte di credenti, di cristiani, di cattolici ha vissuto senza celebrazione dei sacramenti. Ma di per sé due sacramenti sono stati al centro della nostra esperienza in questo tempo. Cioè il battesimo e il sacramento del matrimonio. Di per sé non è stato tanto il momento della celebrazione, quasi una reificazione nella visione dei sacramenti, ma è stato al centro la dimensione dell'identità dei battezzati, della coppia che ha ricevuto un ministero particolare nella vita della Chiesa. Quindi un cambiamento anche nella comprensione dei sacramenti, superare la reificazione per aprirsi una prospettiva appunto più complessiva. E allora mi venivano in mente le parole di Lumen Gentium 48, dove si dice che tutte le istituzioni della Chiesa portano la figura fugace di questo mondo, e dice il Concilio anche i sacramenti. Allora la domanda è fondamentale: se tutte le nostre istituzioni, compresi i sacramenti, portano la figura fugace di questo mondo e quindi possono e devono essere cambiati, possono e devono vedere processi di trasformazione, dove troviamo la nostra consistenza? Dove è il nucleo generatore della nostra vita di credenti? E qui mi collego a quanto veniva detto prima, riprendendo le parole di Tich Bonhoeffer, quando da Tegel ricordava che Gesù non è venuto a fondare un'istituzione religiosa, a fondare una nuova chiesa, a dare una nuova religione al mondo, ma ad aprire alla vita e, in fondo, aggiungo io, a guidare al Dio della vita. In questo tempo, io direi, la domanda sulla vita e la domanda di vita è stata al centro delle intuizioni, della percezione di fede, direi davvero di tanto. E intorno a una domanda sul senso del vivere si sono sviluppate anche le esperienze, a mio parere, più interessanti di riflessione. In ambito ecclesiale e appunto soprattutto su piattaforma digitale. E questo mi rimanda a cogliere un altro inizio, una prospettiva che penso potremmo percorrere per questo nuovo paradigma teologico, che è un approccio di tipo sapienziale. Cioè, nella letteratura sapienziale, in fondo, noi vediamo che non conta tanto immediatamente porre asserzioni su Dio o dare un annuncio su Dio, ma dalla lettura, dagli autori della letteratura sapienziale, che appartengono alla letteratura sapienziale, noi apprendiamo a leggere la presenza di Dio che si rivela nel cuore dell'esistenza, che si rivela nella riflessione sull'esperienza del lavoro, sull'esperienza degli affetti, sulla dinamica della morte, sulla domanda di senso, pensiamo Coelet, sulla domanda sulle gioie, la domanda su quello che ha consistenza e ciò che non l'ha. Allora, penso che sia la domanda sul tempo, insomma, quelle che sono le grandi domande che la vita già porta con sé, le grandi esperienze che la vita porta con sé. Allora, penso che come Chiesa dovremmo prenderci un tempo adeguato per poter soffermarci a riflettere sull'esperienza di vita, sulle domande, narrare i mondi interiori che abbiamo vissuto e che viviamo, per insieme scoprire e rivelarsi di Dio in questa prospettiva. Quindi, se la dislocazione ci porta nuove prospettive per guardare il reale, per pensare la storia, per pensare la realtà di Dio e la stessa realtà di Chiesa, penso che la logica sapienziale, la chiamerei così, sia quella che dobbiamo percorrere fino in fondo per cercare questa nuova parola anche di una teologia diffusa, non solo degli accademici, ma anche di altri. E questo ci porterà a un altro stile di Chiesa. La mia quarta parola è la parola compassione, e penso che si tratti di ritornare alla persona di Gesù. Pensiamo in particolare a quella che è la cristologia di Marco, una cristologia profetica, quel Gesù che spesso meditato in questo tempo toccava le persone e si faceva toccare.
si faceva toccare dalla loro realtà profonda, e un Gesù che aveva a cuore il corpo, la vita, le dinamiche dell'esistenza, le relazioni. È tempo per le nostre comunità di ripensarsi a partire dal riconoscimento e dalla compartecipazione. E qui c'è un segnale di nuovo, antico inizio che penso non dobbiamo sottovalutare. Quello che ha retto nelle nostre comunità è stato l'opera della Caritas e di tutti i servizi di accoglienza e di assistenza, spesso condivisi con le istituzioni del territorio, con l'amministrazione comunale, con i quartieri. Penso che questa attenzione alla persona sia un messaggio che è stato mantenuto ed è una parola fatta segno, profetica, significativa. Quello che ci manca però è una, come dire, una declinazione della compassione di tipo politico. È giunto il tempo di pensare nella pandemia una lettura del brano del Buon Samaritano di tipo politico. Qual è il senso della cura e di una parola che può e deve essere posta davanti a una situazione di ingiustizia che nella pandemia si rivela al massimo grado? Lo richiamava Vittorio all'inizio, ma una delle cose a cui ho tenuto in questo tempo è stato porre su Facebook, per esempio, la modalità con cui veniva vissuto in Amazzonia, in Brasile, la pandemia, perché evidentemente le strutture sanitarie e le possibilità che sono date in altre parti del mondo ci rivelano quanto questo mondo rimanga radicalmente ingiusto. E una parola profetica di compassione politica è una parola necessaria per l'ecclesiologia. E qui anch'io concordo, mi ero scritta, ci sono stati due grandi gruppi che hanno taciuto nella Chiesa. Da un lato i vescovi, escluso alcuni, hanno fatto molta fatica a offrire una parola davanti a chi cercava senso, anche se l'ultimo documento che è uscito proprio ieri della Commissione per l'annuncio, la dottrina e la catechesi in Italia mi sembra particolarmente bello come linguaggio e come capacità di riflessione sulla realtà. E l'altro grande gruppo che ha taciuto è quello a cui appartengo, cioè quello dei teologi. Però mi permetto di aggiungere che c'è un gruppo, a mio parere, molto interessante in Italia, che è il gruppo delle teologhe. Forse perché più riflettiamo sulla dinamica della vita, siamo molto più ai margini e molte delle cose più interessanti che ho letto le ho lette scritte da teologhe, o teologi laici, quindi anche qui il contesto di vita. Vado più rapidamente a concludere, le ultime due parole sono risorse e riorientarsi, sono tutte e due create intorno alla parola ri, al prefisso ri, e, perché mi ha guidato la memoria di un verso di Samuel Taylor Coleridge, nell'oggi cammina già il domani. Allora mi sono detta, qual è l'oggi nel quale cammina il domani? Il primo è la creatività di Chiesa che finalmente abbiamo dalla base sperimentato. Questo penso sia stato abbastanza evidente. Secondo aspetto è il fatto che dalle periferie, fra virgolette, si è mostrato che con opportuni strumenti si possono offrire percorsi a vasto raggio. È stata l'esperienza del nostro gruppo sulla stessa barca, insieme sulla stessa barca, che è nato da 8 persone chiacchierando su Facebook una sera. È stato però un'occasione per pensare insieme, un gruppo di teologi, ma direi soprattutto cristiani e cristiane, il sogno qua potrebbe essere quello di lanciare un percorso sinodale a rete in piccoli gruppi, utilizzando gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere, le varie piattaforme digitali. Terzo aspetto, è tempo di puntare sugli adulti e su una formazione biblica e di una teologia a casa, la chiamerei così, che veda gli adulti come soggetti. Si è interrotta la catechesi dei bambini per la prima volta dopo lungo tempo, dopo decine, direi dopo secolo, dopo decine di anni, e penso che questo sia un'interruzione che non deve essere troppo facilmente coperta. È un'occasione per poter avere tempo, risorse e un'opportunità per fare una grande campagna biblica. Noi siamo segnati in Italia da un analfabetismo religioso, sappiamo dalle indagini sociologiche, enorme. È il tempo per coprire questo gap. Si tratta però di imparare a scegliere le priorità, a narrarsi come comunità e poi a fare quello che abbiamo imparato in questo tempo, learning by doing, imparare attraverso il fare.
Quindi progressivamente attivare processi su questi sempre più e sempre oltre riflettere. Allora il problema sarà non che cosa fare, ma verso dove orientarsi. La mia parola numero 6 è riorientarsi, e lo dico attraverso tre passaggi. Il primo è orientarti, ed è il più importante, oltre il sacro e il profano. La pandemia, direi per fortuna, ha lacerato di nuovo quel velo del Tempio che, strappato alla morte di Gesù, noi abbiamo, soprattutto dopo il IV, VI secolo, accuratamente rappezzato. Ha distrutto quel recinto che separa il sacro dal profano. Allora, sacerdozio comune, case, laici, professionalità, domande di vita, dobbiamo uscire da questa pesantezza della logica sacro e profano. È giunto il tempo di vivere fino in fondo la prospettiva di Gesù e quindi avere il coraggio di richiamare la Chiesa intera a questo. Secondo, cambiare linguaggi. Nelle case non si usa il codice, il canone della dottrina, delle rubriche liturgiche, anche se qualcuno ha tentato di rimandarcele anche per le liturgie a casa. Dobbiamo imparare però dai giovani. E qui giovani, generazione epic è stata definita, è la generazione dove c'è uno spazio per l'emozione, per l'esperienza, per le plurie appartenenze, per l'immagine, per la connessione, per le dinamiche comunicative pluridirezionali, per un'orizzontalità che porta a ripensare la dinamica dell'autorità e anche delle forme di organizzazione sociale. Allora, è una domanda sulla mediazione e sulle strutture alla quale come Chiesa non possiamo sottrarci. Però, dico anche, aggiungo anche una lettura un po' critica su Papa Francesco, che da un lato è stato colui che ci ha offerto segni e occasioni per riflettere queste messe ogni mattina, per molti sono state l'occasione per avere una parola che accompagnasse il tempo straniante che stavamo vivendo. Però in questo momento la riforma delle strutture, l'abbiamo visto col sinodo per l'Amazzonia, è completamente bloccata. E abbiamo un problema invece di leadership dei vescovi, dei presbiteri, di chi, laici e laiche, ha una responsabilità nella Chiesa. Ci manca una capacità di leadership, non abbiamo dei leader trasformativi, una capacità di guidare processi collettivi che siano nella dinamica del riorientamento. E l'ultimo passaggio, che sarà indubbiamente il più difficile, su cui le resistenze si daranno più forti, è che dobbiamo ripensare la liturgia. Abbiamo colto nella carne quanto contino la presenza fisica, quanto contino i sensi, quanto conti il noi ecclesiale, quanto conti il dialogo che fa la liturgia eucaristica. Abbiamo colto quanto questo spessore radicale di umano entra in gioco e abbiamo trovato che le parole che abbiamo ricevuto dalla tradizione sono troppo spesso abusate e stantie e niente hanno da dire per la nostra vita quotidiana. Allora, il lievito nella pasta è già posto, la settima parola è trasformazione e il concetto e la prospettiva che voglio offrirvi in conclusione la prendo dalle parole delle lettere a un giovane poeta di Rilke, dove la dinamica che ho cercato di offrirvi attraverso questi sei passaggi mi sembra che venga in maniera sintetica offerta. Scrive così Rilke: noi siamo soli con la cosa straniera che è entrata in noi, perché quanto ci era confidente e abituale per un momento ci è tolto, perché noi siamo un trapasso dove non possiamo fermarci. Il nuovo in noi, il sopravvenuto, è entrato nel nostro cuore, è penetrato nella nostra camera più interna e ancora non è più, è già nel nostro sangue e noi non apprendiamo che fosse. Ci si potrebbe facilmente far persuadere che nulla sia accaduto, eppure noi siamo trasformati come si trasforma una casa in cui è entrato un ospite. Noi non possiamo dire chi sia entrato e forse non lo sapremo mai, ma molti indizi suggeriscono che il futuro entra in noi in questa maniera per trasformarsi in noi molto prima che accada. E quindi trasformazione è la mia ultima parola, il noi è già. Il nuovo è già dentro di noi, la trasformazione già iniziata. Grazie Serena di questa valanga di riflessioni e di
indicazioni anche, non sono solo riflessioni, indicazioni molto, molto pesanti, non solo diciamo, nei confronti dei vescovi e quelli, ma anche hai detto cose dense per quello che noi che siamo in sintonia con le necessità della, di stare dentro a questo percorso, cosa noi, quelle cose di cui noi dovremmo farci carico, che dovremmo cercare di fare, capire, di elaborare. Ecco, questo è il compito che abbiamo davanti, che hai fatto bene a ricordarci, su cui hai detto cose profonde. Adesso sentiamo Giancarlo, che è il terzo, che ci racconterà un po' la sua esperienza, i fatti in cui si è trovato in questa pandemia. Eccoci, noi 3-4 di stasera non ci siamo parlati a lungo su quale doveva essere il campo del nostro intervento. E rivedendo e risentendo quello che coloro che mi hanno preceduto, forse il mio intervento potrà sembrare molto più terra-terra e molto più banale. In realtà io mi sono posto il problema di narrare in forma esperienziale e sapienziale quello che io ho vissuto, ho letto dall'inizio del lockdown fino ad oggi e con una breve cenno a una prospettiva futura. Quindi il mio intervento vuole essere un po' una fotografia, ovviamente una fotografia letta dal punto di vista soggettivo, della mia sensibilità, che cerca di ripercorrere i momenti e le realtà che ho vissuto in questi 3 mesi. Magari le prospettive che Serena ci indicava fossero oggetto della nostra riflessione esperienziale di base. Può darsi che qualcuno interpreti in forma pessimistica quello che io sto dicendo. È comunque il mio pensiero. Io sono un vecchio prete, ho passato i 70 anni, ho fatto per 30 anni il parroco, ho insegnato in una scuola pubblica italiana per 40 anni, sono in pensione e è considerato nella mia zona dai preti con i quali sono continuamente in contatto, sempre come un po' l'estremista, quello che ha le idee che stanno attaccate sotto il soffitto ma che non trovano mai, non possono mai trovare una realizzazione concreta. Che cosa ho vissuto in questi 3 mesi? Faccio un po' di cronistoria. Primo, quando tutto il discorso del lockdown è partito, io ho potuto vedere nei preti della mia zona, io vivo in Valle Camonica, che è una zona di periferia, se volete, siamo distanti una cinquantina di chilometri da Brescia, e la Valle Camonica è questa lunga valle, lunga circa un centinaio di chilometri, che arriva fino al Tonale. E la nostra realtà è una realtà fatta di comunità, di parrocchie, di paesi non estremamente estesi. Il più ampio di questi paesi è Darfo, dove io abito, Darfo Boario Terme, che ha 15.000 abitanti. Il resto delle nostre comunità parrocchiali e dei nostri comuni è fatto da comunità di 3, 4, 2.000 abitanti. E che cosa ho vissuto? Il primo atteggiamento che ho notato nei preti, parlo dei preti stavolta, è un atteggiamento di profondo disorientamento. Quando tutto è stato chiuso, subito è scattata l'affermazione: adesso che cosa facciamo? Eravamo all'inizio della Quaresima, eravamo proprio a ridosso del mercoledì delle ceneri. E che cosa facciamo adesso che non possiamo fare i riti quaresimali, non possiamo fare la Pasqua, non possiamo fare la Messa, non possiamo celebrare i sacramenti e tutte quelle iniziative che avevamo programmato per la Quaresima? Quindi un profondo disorientamento nei preti che a un certo punto si sono trovati disoccupati, senza nessun campo di intervento, senza la possibilità di incidere nella realtà delle chiese che erano chiuse. Impossibile partecipare a qualunque funzione e totale chiusura nei confronti delle persone.
La prima reazione che è avvenuta rispetto a questo disorientamento, che è stato il primo momento, è stata quella di cominciare a pensare alle messe in TV e in streaming. Anche nella mia zona, io vivo in questo centro di 15.000 abitanti, dove ci sono 9 parrocchie, ci sono 9 preti, quindi si è subito pensato di interpellare le TV locali per mettere in atto una forma di trasmissione della messa via TV. Quando la TV ha cominciato a dire: ragazzi, io però adesso voglio essere pagata, perché dopo il primo o secondo servizio che vi faccio gratuitamente non posso più procedere a trasmettere le messe gratuitamente, si è pensato allo streaming, si è messo insieme una piattaforma attraverso la quale poter arrivare alla gente in televisione o in computer. Però se la televisione poteva essere uno strumento molto più popolare, soprattutto per l'utenza media delle nostre parrocchie, che è fatta di persone anziane, che basta schiacciano il tasto del televisore per avere la possibilità di vedere la messa, quando si è passato sullo streaming, la piattaforma, le persone che venivano raggiunte erano enormemente di meno, perché i giovani non gliene importa niente di questa forma, e agli anziani diventava difficile, se non con l'aiuto di qualche tecnico giovane che hanno in casa, poter collegarsi via streaming. Le reazioni che io ho notato sono che coloro che hanno scelto di seguire la messa in questa forma non hanno notato che mancava la corporeità, cioè la presenza. Per loro bastava guardare, qualcuno ha detto fare il guardone, per vedere qualcun altro che celebrava l'Eucarestia. Ma tant'è, io riflettevo, in fondo molto spesso anche quelli che vengono a messa la domenica non fanno altro che guardare quello che fa un prete, e al massimo riuscire a scambiarsi una stretta di mano quando si chiede di scambiarsi il segno della pace, o forse di rispondere, di biascicare qualche parola o qualche canto durante la celebrazione liturgica. Però la corporeità, come diceva Serena prima, non è una delle componenti fondamentali delle nostre liturgie. Più che altro è la vista e forse l'udito. Il resto è sostanzialmente abbandonato e lasciato perdere. Ho notato dentro queste reazioni che sono avvenute a quello che stava accadendo, tantissimi preti della mia zona, della zona della valle, che hanno pensato, letto, questo lo interpreto io, la presenza del virus come una punizione da parte di Dio. Io ho visto nelle parrocchie vicine alla mia molti preti organizzare processioni, benedizioni, esposizioni, per essere in grado di mettere i fedeli a contatto con quello che stava accadendo. Ho visto dei preti su un pick-up scoperto con il Santissimo dentro lo stensorio, con davanti 2 poliziotti con la motocicletta e dietro altri 2 in motocicletta, attraversare le contrade del paese, benedicendo a destra e a sinistra, dicendo che sostanzialmente dovevamo chiedere la benedizione di Dio per questa maledizione che lui aveva mandato per i nostri peccati. È quello che dicevano prima Augusto e Serena, la lettura dalla retrospettiva della nostra religione, il sacro che ritorna. Accanto a questi fenomeni, che non voglio descrivere ulteriormente, sono nate però anche da noi, e soprattutto da parte di qualche prete giovane, iniziative che tentavano di sollecitare proposte di celebrazioni domestiche rivolte alle famiglie, soprattutto più giovani, ovviamente fatte attraverso streaming o fatto attraverso messaggi via mail, sul tipo di quello che Serena proponeva nel gruppo Noi Siamo Sulla Stessa Barca. Dovevano essere l'obiettivo di arrivare alla celebrazione domestica, preghiere, suggerimento di gesti, di liturgie, di letture. La risposta che queste iniziative nella mia zona, ripeto, e secondo la mia esperienza, che potrebbe essere limitata, è stata sostanzialmente fallimentare. I curati, cioè i preti più giovani della mia zona, interpellati sulla risposta che hanno avuto a queste loro iniziative,
è stata una risposta sostanzialmente fallimentare. I genitori non hanno fatto, non hanno messo in atto, non hanno attivato nelle loro famiglie queste e quindi praticato queste iniziative che noi avevamo proposto. Al massimo sono riusciti a guardare a casa la trasmissione in streaming della messa, ma sentirsi attori che sono in primo piano chiamati a produrre questo tipo di liturgia o questo tipo di riflessioni o di gesti, non è stato fatto, non se la sono sentita. Questo mi porta a due tipi di riflessioni per questa realtà, che noi abbiamo sostanzialmente un laicato di base sostanzialmente immaturo, e aggiungerei che dall'altra parte abbiamo una gerarchia dei vescovi sostanzialmente immaturi, perché il vescovo di Brescia, per esempio, è stato uno di quelli che ha sostanzialmente favorito e caldeggiato la necessità di praticare tutto questo. E non si sono resi conto che tutto questo, che questa non attivazione di pratiche autonome fatte nelle case, come diceva Serena prima, è il frutto di una impreparazione mastodontica che il nostro laicato ha. Quindi direi che sostanzialmente noi abbiamo un laicato che è incapace di una fede autonoma. Io continuo a ripetere a tutti quelli che incontro, soprattutto i preti, che se noi mettiamo un qualunque brano del Vangelo in mano a una persona qualunque, questa non è capace di dire una parola di commento su questa pagina del Vangelo, perché non è mai stata abituata, non è mai stata educata a questo discorso, è sempre stata educata solo ad ascoltare quello che l'altro gli diceva, il prete in genere, o eventualmente a fare qualche piccola riflessione. Nelle nostre liturgie il laico non prende mai la parola, da noi nemmeno per la preghiera dei fedeli, che dovrebbe essere il minimo che un'assemblea riesce a produrre, un'assemblea che vuole essere creativa, che riesce a produrre per esprimere la propria partecipazione, la propria individualità. Accanto a questa grossissima immaturità del laicato e della gerarchia e questa incapacità di produrre dei gesti di liturgia che fossero autonomi, io continuo a dire ai miei amici preti che fare la liturgia non è leggere il messale, ma è creare attivazione nell'assemblea perché tutti si sentano partecipi di creare un gesto che dia capacità all'assemblea di sentirsi il popolo di Dio e di celebrare quella memoria del popolo di Dio che Gesù Cristo ci ha lasciato come compito fondamentale. Accanto a tutto questo devo dire che è mancata nella mia zona, ripeto, e solo secondo il mio punto di vista, la presenza della carità. Voglio dire che magari individualmente molti preti si sono sentiti di spendere la propria presenza attivandosi per aiutare persone che hanno incontrato e che hanno trovato in difficoltà. Ma le parrocchie in quanto tali, la comunità ecclesiale in quanto tale, non si è sentita di celebrare il primo dei sacramenti che Gesù Cristo ci ha lasciato, che è quello della condivisione, della carità, dello spendersi, del mettere in atto delle iniziative che potevano essere di aiuto alle persone che sono in grossa difficoltà e che hanno bisogno di un intervento per uscire dalla condizione di disagio nel quale si sono trovate. Il massimo che la nostra Caritas zonale è riuscita a fare è stata quella di farsi da ponte per le iniziative della comunità montana. Questa comunità montana aveva preparato dei pacchi. Il massimo che la Caritas della nostra zona è riuscita a fare è stata quella di dire: se volete i pacchi della comunità montana, venite nella sede della Caritas che ve li diamo. Ma nessuna delle famiglie, nessuno dei credenti della nostra zona è stato interpellato per dire: tu che cosa stai facendo per essere in grado di essere vicino a coloro che hanno grossa difficoltà in tutta questa situazione che stiamo vivendo? Quindi, se questa è la situazione, io dico che l'assenza della capacità di leggere la parola di Dio dentro la situazione nella quale stiamo vivendo ha portato sostanzialmente a vivere una religiosità passiva, una religiosità di allontanamento sostanzialmente,
in tutti questi tre mesi posso dire che, e anche nelle riaperture che sono state fatte a partire dal mese di maggio, di giugno sostanzialmente, posso dire che gli anziani non sono tornati nella stragrande maggioranza nelle nostre chiese perché sono ancora spaventati e non sanno bene, e poi sono disincentivati dai giovani che sono presenti nelle loro case. I giovani non c'erano prima, non ci sono adesso, e quindi, volendo lanciare uno sguardo sul futuro, quali sono le prospettive che abbiamo davanti? Anche qui vado dicendo quello che emerge dalle riunioni che noi preti facciamo tempi debiti per provare a individuare quello che può essere l'atteggiamento del futuro. Noto un primo atteggiamento che è quello di tanti preti che dicono: ragazzi, fermiamoci, sospendiamo tutto, facciamo un anno sabbatico, cancelliamo tutte le iniziative che potevano essere state preparate e ci rivediamo fra sei mesi, fra un anno, per capire che cosa potremo fare in questa situazione. Cioè, sostanzialmente non facciamo niente. Beh, può essere una soluzione che sostanzialmente non mi trova grande d'accordo e che è sostanzialmente in disaccordo con quello che il Vescovo di Brescia invece ha proposto e ha chiesto di mettere in atto nei prossimi sei mesi. Lui manda delle sollecitazioni per dire: guardate, noi abbiamo sospeso tutto da marzo fino a maggio, adesso è il caso di riprendere con tre o quattro incontri programmati in ogni parrocchia perché ci sia un minimo di preparazione e che possa preparare i nostri ragazzi che sono stati esclusi dai sacramenti nei mesi passati, che li possa preparare a celebrare il sacramento della prima confessione, della prima comunione e della cresima entro il mese di dicembre. Quindi fate come volete, mettete in atto quello che vi sembra più opportuno, però entro il mese di dicembre dovete mettere le vostre famiglie nella condizione di essere preparati a celebrare il sacramento, in maniera che da dicembre in poi si possa procedere al nuovo turno di preparazione per quelli dell'anno 21. Quindi vedete che questa situazione è decisamente in contrasto con l'atteggiamento che ho notato in molti preti che dicono: stiamo fermi, non facciamo niente, lasciamo perdere tutto anno sabbatico. Io dico, seguendo anche d'accordo con le iniziative che Serena proponeva, che questo è il momento di trovare delle iniziative per quella che chiamerei una evangelizzazione personalizzata. Che cosa me ne faccio di avere davanti 100 genitori che vengono, si trascinano alle nostre riunioni, le tre classiche riunioni in preparazione ai sacramenti, che sono lì sbuffando e un po' annoiati, sperando che sia finito il più presto possibile, sperando che i loro figli arrivi presto alla celebrazione del sacramento per poter dire: adesso tutto è finito, chiudiamo le porte e non ne parliamo più. Io voglio dire, se l'evangelizzazione deve essere una trasmissione di una certezza da persona a persona, questo è il caso di chiedere a quei genitori che vogliono attivarsi per un percorso di preparazione che sia individualizzato, o meglio personalizzato, con la presenza di preti o di altre persone preparate a ciò, e evitare il più possibile quelle grandi celebrazioni di massa che noi eravamo abituati a fare fino all'altro ieri, per cui 50 bambini nella prima comunione o del sacramento della cresima, tutti insieme in una maxi assemblea, celebrata la festa, tutti al pranzo organizzato sempre in maniera più difficile perché più sono le persone e meno i ristoranti sono disponibili. Ma finito tutto questo, finito tutto il discorso. È questo il momento di una evangelizzazione personalizzata, condotta secondo i tempi delle persone, per cui quando queste persone sono pronte o ritengono di aver maturato successivamente, maturato il necessario per una partecipazione attiva e personale e motivata alla celebrazione, celebrano il loro sacramento. Lo faranno
qualcuno fra 3 mesi, qualcuno fra 6 mesi, qualcuno fra 1 anno, però questo ci permette, ecco il discorso del ricominciare di cui parlava anche Serena, ci permette di riorientarci su una pastorale che non è più di massa, ma che è una pastorale personalizzata, che permette di, alle persone di crescere nella fede e non di celebrare dei riti che hanno il sapore di una civiltà, di una liturgia, di un comportamento dato da una situazione di socialità che viviamo da decenni, da secoli ormai, ma che invece permette loro di recuperare il senso della loro fede e il senso delle scelte che stanno facendo in forma matura e personalizzata. Io mi fermo qui. Grazie Giancarlo. Il tuo intervento è stato ricco, interessante per la durezza, la materialità che ci hai posto davanti. Perché noi siamo, adesso dico, come punto di vista del movimento Noi Siamo Chiesa, no? Sapete qual è. Dobbiamo ascoltare quello che ha detto Giancarlo. Perché questa è la Chiesa, larga fetta. No? Noi abbiamo forse 7 volte una conoscenza più della Chiesa urbana o di certe elite, o di incontri, o di riflessioni teologiche, o delle nostre riviste, tutte di buona qualità, che affrontano queste questioni, e meno della realtà sul territorio, dei piccoli comuni, delle province, delle processioni, delle statue, dei santuari. E però il nostro popolo è questo, la nostra Chiesa è questa. Non possiamo non fare i conti, non possiamo non confrontarci, non faremo il nostro mestiere di cristiani che diciamo così si pongono di fronte, si sentono responsabili di vivere la fede in modo non individualistico ma comunitario. Siccome le nostre comunità sono queste, dobbiamo tener conto con tutte le prese di distanza che noi possiamo esplicitare, però la realtà è questa. E poi c'è Augusto che ci ha fatto un grande panorama e ci ha indicato anche le nuove prospettive della ricerca teologica con cui un'area del cattolicesimo critico si confronta. Sono i libri che tu hai citato, sono la necessità di superare qualcosa di più della Chiesa tridentina. Ecco. E poi c'è Serena. Serena ci ha detto, ci ha fatto un elenco di 7 punti, ognuno approfondito e importante. Ecco, io penso che abbiamo di fronte dei compiti superiori alle nostre forze, certamente, no? Però almeno col tentativo di fare l'elenco dei problemi, di fare l'elenco di cose sono così. Non si può tornare come prima. Non c'è più la messa alla televisione, in streaming, si ritorna in chiesa come prima. Quando c'è la preghiera dei fedeli, cosa succede nella maggior parte delle nostre chiese? Si legge quello che c'è scritto sul foglietto. Il foglietto che viene distribuito all'ingresso della chiesa, c'è su 3 o 4 preghiamo per la chiesa, per la gente sofferente, robe genere abbastanza generiche. E non c'è mai la contestualizzazione. Il dire qui c'è un popolo, una comunità che si riunisce, che vive in un luogo, in un tempo e prega per le situazioni, le sofferenze, le gioie che ci sono, comunemente non esiste. No, questa è una situazione che abbiamo di fronte.
Ecco, so come dire, tra questi tre filoni noi cerchiamo, io ringrazio i tre nostri ospiti, che ognuno di questi ha dato un contributo importante, diverso uno dall'altro, ma importante. Adesso rispondiamo a delle domande. Ho visto che c'era un messaggio di Ernesto Borghi, che è un nostro amico. Penso che lo leggiate, possiate leggerlo, no? Lo leggo solo io? Allora lo leggo io. Vai! Ernesto Borghi, che è un teologo milanese, non è un prete, tengo a dirlo, ha una simpatica famiglia, insegna a Trento, poi a Lugano, è presidente dell'associazione biblica del Canton Ticino, e in altri casi è intervenuto ai nostri incontri, ci ha scritto: nelle tre direttrici fondamentali della vita della Chiesa di Gesù Cristo, annuncio, catechesi, liturgia, diaconia, carità, quello che è successo in questi mesi ha nuovamente posto al centro l'importanza della relazione con Dio espressa nella qualità delle relazioni con gli altri esseri umani. Se non siamo capaci di ripensare l'intera pastorale ecclesiale, ponendo davvero al centro questo tema, il vecchio che avanza diventerà sempre più rilevante, anche nell'attuale stallo del riformismo. Ecco, questo è un messaggio, quello di Ernesto. Credo che così a spanne, mi pare, possiamo essere, farci carico di quello che ha scritto e possiamo essere d'accordo. Poi c'è Michele Ventura che dice: compassione. Abbiamo vissuto nelle solidarietà un sacramento non formalizzato, la lavanda dei piedi. Ecco, anche questo è un'osservazione, un messaggio molto interessante. Serena, tu leggi, perché Ernesto ti ha fatto una domanda. Scusa, Serena, tu non riesci a leggere? In parte, abbiamo letto anche contributi imbarazzanti, ma se pensiamo a Andrea Grillo possiamo soltanto essere grati, certo, mi riferivo a loro. No, perché adesso ho scritto un'altra riga, te la leggo io. No, l'ho letta, abbiamo letto anche contributi imbarazzanti poi quelli di Andrea Grillo, Francesco Cosentino, ho letto i nomi, Lidia Maggi, certo, senza dubbio. Ah, ecco, scusa, non è... Però ragazzi, a quale chiesa si sono rivolti questi? Io sarò prosaico, ma la gente che viene in chiesa adesso nelle mie parrocchie qui non legge questi autori, ascolta il proprio parroco che dice facciamo la processione per invocare la cessazione di questa roba qui, e questo è quello che conta per lui. Voglio dire, questa frattura esiste. Allora, dal mio punto di vista, non dobbiamo abbandonare i sessantenni che hanno vissuto e vivono questo tipo di religiosità, ma dall'altra parte non possiamo non avviare dei percorsi di formazione per i trentenni che invece non ci credono più a queste cose, che ti mandano a farsi benedire, ma mamma, lascia perdere queste cose qui che non contano niente, no? Questo non lo stiamo facendo. Se posso intervenire, una delle cose che mi ha colpito, e mi scuso anche un po' forse della parzialità anche del mio intervento, è che effettivamente è stato un tempo, come tutte le situazioni limite, in cui si rivela quello che c'è, un tempo di svelamento, e in Italia sono compresenti, chiamiamolo un modello post-tridentino, tanto per dare una cifra e una prospettiva sintetica, che appunto ha quest'idea di Dio, ha questo senso della devozione, si rivolge solo a un certo tipo di persone, perché non si preoccupa dei trentenni, delle famiglie, se non nella forma classica della sacramentalizzazione dei figli. Dall'altra, io devo dire che questa situazione mi ha permesso però anche di incontrare
via appunto piattaforme digitali, anche altre esperienze. Io vengo da un'esperienza di parrocchia, noi le parrocchie del vicariato è stata sospesa l'Eucaristia completamente, se non alcuni preti africani che hanno continuato a celebrare per il popolo, così hanno detto, e il mio parroco non ha celebrato neanche per Pasqua, per esempio. Ha partecipato alla celebrazione presieduta dagli altri e lui è rimasto assolutamente, proprio per condividere la nostra realtà. Noi le schede le abbiamo fatte con le famiglie, perché certo facciamo da anni un percorso di formazione ai genitori che hanno dai 25 ai 45, 50 anni, e quindi nel momento in cui si è proposto di celebrare a casa era in fondo semplicemente, come dire, riportare quell'esperienza di lettura biblica che facciamo tra adulti prima di far catechesi con i ragazzi in quello che era l'ambiente domestico. Quello però che mi ha colpito è che questa nostra esperienza, che era una piccola esperienza di tre parrocchie di periferia in un contesto di forte secolarizzazione, io sto all'Isolotto, a Firenze, periferia fiorentina, è diventata però l'occasione attraverso il gruppo Insieme sulla stessa barca di diffondere. Noi abbiamo avuto più di 5.000 download di alcune celebrazioni, però per noi è stato stimolante perché ci ha costretto a pensare un linguaggio diverso per queste, anche queste esperienze che avevamo già praticato e proposto. Quella fatica di trovare per esempio il linguaggio della musica o il linguaggio dei videoclip e ci ha permesso per esempio di entrare in contatto col mondo giovanile, che normalmente non è così tanto presente, se non quello già un po' inquadrato dei giovani cattolici più praticanti. Allora, questo a mio parere è stato molto interessante. La Caritas, io ho fatto riferimento perché conosco sia per la Toscana sia per il Veneto e l'Emilia Romagna uno spazio, cioè narrazioni di quanto questo avesse tenuto, e quindi ve l'avevo rilanciato perché penso che ci sia stata proprio questa verità dell'amore vissuto, diceva Michelangelo, la lavanda dei piedi. E io dico anche per me stessa, io vivo sola e quindi ho fatto una sorta di eremo di questa casa, perché appunto ognuno poi si è trovato a, come dire, portare in trasparenza tutte le dinamiche relazionali della sua vita, perché penso che questo abbia portato la pandemia. È stata forse una delle Pasque più autentiche che abbia celebrato, certo a casa da sola, con la, sapendo di essere nella relazione della fede, nella comunione dei santi, nella comunione dei credenti, con migliaia di persone con le quali non potevo far comunione. E l'altra questione però che penso che sia importante porre sono le scelte pastorali, perché qui, ecco, concordo, i vescovi sono stati lenti nell'offrire una risposta, parziali in molti casi, con l'eccezione, voglio dire, di un Don Derio, di Monsignor Derio Olivero, che, voglio dire, ha dato una parola, ma perché si vedeva chiaramente che era una parola vissuta nell'esperienza della malattia. Altri vescovi sono riusciti a offrire una parola di senso. Non sono stati molti nel complesso, hanno dato più norme che non la conduzione di un popolo. E quindi questa realtà c'è. Mi sto chiedendo se noi siamo chiesa o anche altri luoghi di relazione ecclesiale, direi così, di comunione ecclesiale sotto diversi aspetti, non possano essere i luoghi nei quali raccogliamo delle narrazioni di quello che è avvenuto. Perché sono convinta che si debba passare da quel narrare le scelte e le motivazioni che ci hanno guidato, dalla messa in streaming alla scelta di non porre una messa in streaming e puntare di più sulle dinamiche della vita quotidiana di una pastorale nell'ascolto della parola. Io non credo che mai si sia celebrato tanto la liturgia delle ore come in questo tempo, per esempio online. Io conosco decine di parrocchie che hanno deciso di non celebrare l'Eucaristia, ma di celebrare la liturgia delle ore attraverso Zoom, perché questo permetteva una sorta di minima partecipazione alle persone. Mai sentito che si celebrasse i vespri o le lodi in questa forma. E mi chiedo se non possiamo fare una buona raccolta di buone pratiche, non lo so se ci si può esprimere così, e soprattutto delle motivazioni che hanno guidato. Perché questo, a mio parere, è una riflessione sulla realtà di Chiesa che ci è necessaria, perché già esistono prospettive o dinamiche. Certo, un contesto di, come dico io, di santa secolarizzazione ci ha favorito. Però anche lì, io, per noi come è cominciato queste schede, anche questa preghiera a casa, il mio parroco mi ha telefonato e mi ha detto, tra la messa delle 8 e la messa delle 10, il mio vescovo ha detto, fine, stop delle messe, perché lockdown, insomma, si stava cominciando qualche giorno prima a bloccare. Quindi tra la messa delle 8 che è stata celebrata e quella delle 10 che
perché non è stata celebrata, il mio parroco ha detto: e ora cosa facciamo? Io ho detto: facciamo quello che facciamo sempre, in 20 minuti te scrivi la tua omelia, io preparo una preghiera rapida. Ci siamo messi alla porta della chiesa, chi arrivava, a distribuire un foglio per la preghiera a casa. L'abbiamo spedito online, WhatsApp, e di lì sono nate tante esperienze. L'esperienza di fare teologia a casa, grazie soprattutto a Luca Mazzinghi, video di 10 minuti tutti i giorni, attualmente abbiamo migliaia di persone che lo ascoltano. Certo, in tutta Italia, al di fuori del nostro contesto anche, però è stata una formazione dei catechisti che mai ci saremmo neanche immaginati, non ci sarebbe venuta l'idea di farlo se non avessimo avuto un blocco come quello che la pandemia ci ha creato. Eppure sono piccoli strumenti che con maggiore creatività e anche con maggiori strumenti forse potremmo attivare. Quello che mi crea difficoltà è vedere un apparato lento che preferisce tornare alla sicurezza del passato che non affrontare la terra inedita una volta passato il Giordano, perché penso siamo un po' al passaggio del Giordano fondamentalmente, se devo trovare un'immagine. Ecco, quindi penso che ci sia veramente per una volta lo spazio per una possibile creatività. Io chiedo scusa, ma fra 5 minuti devo andare. E vi devo salutare tutti. Ho ancora 5, massimo 7, 8 minuti. Se volete aggiungere qualcosa... No, io sono ammirato dalle parole di Serena, perché sono state sempre il faro nelle mie scelte. Solo che mi devo scontrare continuamente con la realtà. Qui la gente, i preti del mio posto, del mio luogo, quando sentono parlare di Serena Nucetti, dicono: ma quella lì la racconta bella lei perché è attaccata via sopra le nuvole, ma qui siamo in un altro discorso. Cosa vuoi, Serena? Ma siamo un esercito di sognatori e non potranno sconfiggere. Certo, no. Sono delle cose fondamentali della vita, riorientarsi. È molto, molto bello questa battuta di Giancarlo su Serena, però Serena ha cercato anche di non ragionare solo nelle nuvole, ha detto anche quello che lei nella sua parrocchia ha cercato di fare. Spero che non uniate me ai commenti che ho fatto. Dunque c'è un commento scritto di Michele Ventura che dice: già Ernesto, relazione con Dio, qualità delle relazioni, se va il Camonica ci misuriamo con le realtà locali e con le controtestimonianze della politica e di conseguenza ci mettiamo di mezzo alla parola, probabilmente sbattiamo o no? E allora quali sacramenti, quali delle liturgie o quali delle prese di parte? Michele di Brescia. Oh, sentite, abbiamo ancora, mi pare, 5 minuti, 10 minuti. Ecco, volevo quindi vedere di tirare le fila. Anzitutto Augusto, se ha qualcosa da aggiungere, perché no, va bene. Ha parlato. No, va bene per me, va bene, grazie. Per te va bene. Sì, grazie. Allora, Serena, hai qualcosa da aggiungere ancora? O hai già detto tutto? Ho già parlato fin troppo. Ecco. Allora, Giancarlo, tu devi andare. Io devo solo auspicare che ci sia qualcuno che aiuti le nostre famiglie, i papà e le mamme, a crescere nel senso della fede. E in questo senso non vedo grandi iniziative da parte nostra. Non vorrei di nuovo puntare il dito, ma l'impreparazione del clero da noi è forte. I preti sono vecchi e continuano a ripetere: abbiamo sempre fatto così, dobbiamo andare avanti a fare così. E tutto ciò che è nuovo, il passare il Giordano, per loro diventa l'andare a morte e quindi non lo vogliono assolutamente fare. Eppure devono nascere questi piccoli gruppi di riflessione che fanno crescere, fanno maturare e faranno sì che questi piccoli gruppi siano artefici di iniziative, di comunità nuove rispetto al passato.
il passato lasciamolo andare dove va, non demonizziamolo, perché a quella gente tu non riesci più a cambiare la testa, sono fatti così perché la loro educazione, la nostra, l'educazione che noi abbiamo loro dato li ha portati ad essere così. Ma soprattutto preoccupiamoci del nuovo, preoccupiamoci di non avere le masse dei 100 genitori che vengono perché il loro bambino deve fare la cresima, preoccupiamoci di percorsi personalizzati che li aiutino a maturare e a prendere in prima persona il senso e la dimensione della propria fede. Magari ci fossero queste iniziative da noi. Detto questo, io vi saluto caramente e vi ringrazio per tutte le sollecitazioni che mi avete lasciato. Alla prossima, se ci sarà. Ciao. Benvenuti e ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato, perché questo è importante. Noi cercheremo di capire qual è il ritorno di questa nostra prima iniziativa online, anche perché se fosse uno strumento di successo, di buon ascolto nel nostro circuito, la potremo ripetere anche in forme molto semplici, no? Certe volte non si riescono a fare delle iniziative perché sono troppe, sono faticose, è difficile riunire le persone, possiamo farle magari insieme ad altre, a convegni, momenti di riflessione, approfondimento, magari per presentare un libro, per giocare una riflessione sull'attualità. La seconda questione, mi pare di aver detto che gli interventi hanno toccato punti, questioni diverse, ma ugualmente interessanti per chi cerca di riflettere faticosamente, andare controcorrente, di elaborare, cerca di buttare dei semi. In particolare volevo ricordare, riprendere quello che ha detto Serena, ha detto adesso, in qualche modo dando un'indicazione di maggior speranza rispetto a quello che diceva Don Giancarlo, quello di cercare di raccogliere le esperienze interessanti che sono state fatte, diffuse, distribuite, frammentate, non organizzate, eccetera. Cercare di raccoglierle per vedere se possono essere utili, farle conoscere, perché sono scoppiate così, ognuno per suo conto, in modo assolutamente spontaneo. Se riusciamo a farlo, noi penso che potremmo fare una cosa interessante. Volevo anche dire questo, scusatemi se aggiungo, a me non sembra, perlomeno mi pare che la struttura di Via Camonica sia un po' particolare. A me è sembrato invece che la Chiesa italiana, magari i vescovi in prima fila, eccetera, spiazzata dal punto di vista pastorale, incapace, con poche risposte, però mi pare che in generale le strutture della Chiesa per quanto riguarda l'intervento sui bisogni, nelle Caritas, nelle parrocchie, ha fatto. Non mi pare che non sia, questo è un aspetto, ci sia stato un intervento positivo, ogni parrocchia, la gran parte, ha raccolto soldi, distribuito pacchi, cose molto magari, diciamo pure assistenzialiste, molto magari nazionaliste. Ecco, io ho avuto questa impressione e volevo comunicarla, che naturalmente si confronta con invece una testimonianza diretta che è quella di Don Giancarlo. Ecco, se non ci sono altri interventi, io ringrazio tutti, garantendo che questa trasmissione la useremo per quello che cercheremo di fare come Movimento Non Siamo Chiesa, collocato nelle forme che sapete all'interno della Chiesa Cattolica. Grazie di questa opportunità di riflessione e di scambio. Grazie a te, Serena, in particolare, grazie ad Augusto. Grazie.